E quindi tra esegesi e uso pastorale della scrittura c'è uno scambio vitale, perché la riflessione esegetica influenza l'azione ecclesiale. Il modo di trattare le scritture da parte della Chiesa è influenzato dalle discipline esegetiche, dal loro sviluppo, ma a sua volta è auspicabile che l'uso intenso e vivo e sempre nuovo della scrittura nella Chiesa vivifichi e animi le discipline propriamente esegetiche. In questo senso dobbiamo dire che la Dei Verbum ha portato allo scoperto alcuni principi, alcune idee guida che prima erano soltanto un po' implicite nella vita concreta della Chiesa, anche se erano chiare nella dottrina. E per esempio non era certamente vissuto chiaramente nella Chiesa, cioè con tutte le sue conseguenze, il principio del primato e della centralità della scrittura. Frasi come la Dei Verbum numero 10, il magistero non è superiore alla parola di Dio ma ad essa serve, o la Dei Verbum numero 22, tutta la predicazione ecclesiastica, anzi la stessa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalla scrittura, erano sì accettate teoricamente ma non comandavano la vita pratica della Chiesa. Ed è qui che la Chiesa ha preso maggiore coscienza di questa sua familiarità con la scrittura. Non era attuato praticamente il principio del largo accesso alla scrittura, numero 22 della Dei Verbum, il principio della frequente lettura per ogni fedele della scrittura, numero 25 della Dei Verbum. Si attuava questo principio solo in maniera indiretta, non è che non si attuasse, ma si attuava per lo più in maniera indiretta, mediante la liturgia, l'arte sacra, la catechesi, la predicazione. Però il nutrimento liturgico era bloccato dal latino, la predicazione e la catechesi solo parzialmente nutrivano il fedele con la scrittura, e anche l'arte sacra spesso non riusciva a compiere pienamente questo ufficio. Dunque dobbiamo dire che in questo senso la Dei Verbum ha rimesso nel cuore della Chiesa la coscienza della sua familiarità con la scrittura. E potremmo dire dunque, in conclusione, per questa mia persuasione fondamentale, esiste una delicata e costante simbiosi, un continuo scambio tra uso pratico della scrittura nella Chiesa e approfondimento teorico dell'esegesi e dell'ermeneutica, in cui il primato però va all'uso pratico della Chiesa, che sa cos'è la scrittura, sa come usarne. E quindi a partire da quest'uso, fin dall'inizio dell'esegesi cristiana, noi dobbiamo cogliere che cosa è in concreto la scrittura nella Chiesa. È infatti nell'unico corpo della Chiesa che le diverse funzioni del pastore, del mistagogo, del filologo, dello storico, dell'ermeneuta si uniscono cumulativamente, perché la conoscenza e l'amore della scrittura crescano nella Chiesa e perché la Chiesa cresca nella vita divina mediante la conoscenza e la frequentazione delle scritture. Dopo aver espresso dunque questa convinzione di fondo, io mi domando quale prassi pastorale ne deriva. E mi limito qui semplicemente a qualche aspetto della mia esperienza, con alcune notazioni pratiche. Prima notazione pratica. Personalmente non ho mai sentito una distanza o un contrasto tra gli studi biblici scientifici e la spiegazione pastorale della parola. Io confesso volentieri che non rimpiango nessuna delle ore dedicate per tanti anni alla ricerca biblica, anche la più astrusa. Mi pare infatti che tutto ciò che ho studiato, imparato, ricercato mi è oggi davvero utile, sia per la lezione divina personale, sia per guidare altri ad accostare la Bibbia in spirito di fede, di preghiera e di discernimento. Preferisco dunque sottolineare la continuità vivente tra queste realtà, piuttosto che non la rigorizzazione di metodologie, di alcune metodologie contro altre, o di certi indirizzi di
attualizzazione della scrittura contro altri. Secondo, più specificamente, vedo, in particolare per la pratica della vita ecclesiale, la lectio divina come luogo fondamentale in cui l'esegesi scientifica si fonde e va insieme, va a braccetto con l'uso pratico della scrittura nella Chiesa. E per lectio divina intendo l'esercizio raccomandato appunto dalla Dei Verbum ad ogni cristiano nel capitolo quinto, là dove il Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle Divine Scritture, accompagnata dalla preghiera affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo. Questo mi pare un testo fondamentale, rivoluzionario del Vaticano II, che è ancora molto poco messo in pratica, ma che costituisce un pilastro di tutta l'azione pastorale e che, se veramente sarà messo in pratica, porterà ad una reale conciliazione tra esegesi scientifica e realtà pratica nella vita della Chiesa. E quindi insisto molto, per conto mio, sulla lectio divina, definendola come la lettura di una pagina biblica che tende a diventare preghiera e a trasformare la vita. E questa lectio la intendo come un esercizio metodico, ordinato, non casuale, di ascolto della parola in un clima di silenzio e di preghiera. È una lectio che si attua idealmente a proposito di tutta la Bibbia, non solo di brani scelti, ed è quindi tendenzialmente una lectio continua e completa. Ed è di questo tipo la lectio che la liturgia ci aiuta a compiere nel triplice ciclo delle letture eucaristiche domenicali, nel duplice ciclo delle letture feriali e nel ciclo annuale delle letture del breviario. Terzo, mi sembra dunque che è nella lectio divina che il tesoro accumulato dall'esegesi viene a confluire nella vita quotidiana del popolo di Dio tramite diversi livelli di meditazione che vanno accuratamente coltivati, nell'intero corpo ecclesiastico, a partire dagli esegeti di professione fino ai divulgatori, fino ai molteplici sussidi oggi esistenti e fino alla lectio personale. E in particolare modo la lectio divina, nella sua scansione tradizionale lectio, meditatio, contemplatio, ha bisogno soprattutto nel primo momento di tutti gli apporti dell'esegesi scientifica, dosati naturalmente a seconda della capacità e cultura di chi compie l'esercizio della lectio. E anche nel momento della meditatio ha bisogno di un confronto con la teologia biblica e la tradizionale dottrina della Chiesa, che metta in guardia rispetto a piste false e orienti nel giusto sentiero. Così intesa, mi sembra che la lectio sia un grande tesoro oggi per la Chiesa, e ritengo provvidenziali, programmatiche, ancora poco o nulla attuate le indicazioni a questo proposito nella Dei Verbum. In particolare le ritengo attualissime per il nostro mondo occidentale, perché in esso un'aridità interiore minaccia tutti e rischia di soffocare le coscienze cristiane che non riescono a esprimere nella loro esperienza quotidiana il gusto del Dio vivo. Io non penso che sia possibile passare indenni attraverso il deserto spirituale del mondo moderno europeo se non si alimenta la fede con un contatto personale con la parola di Dio. Un tempo, quando la maggioranza della gente non sapeva leggere, la meditazione della Bibbia doveva essere molto di più mediata dalla predicazione ecclesiastica. Oggi c'è più bisogno di meditazione biblica anche personale, e la provvidenza mette tutti i cristiani nella possibilità di attingere direttamente alla scrittura,
e il Vaticano II spinge appunto a tale contatto che, se ben inteso e insegnato e praticato, non solo non separa dalla comunione della Chiesa, ma suscita in essa energie vitali solidali con l'intero corpo ecclesiale. Ma qui si pone la domanda, che è anche una grande sfida: è possibile chiedere davvero oggi ad ogni fedele di nutrirsi personalmente e quotidianamente della Scrittura? È possibile giungere in pratica a quella familiarità di tutti i fedeli con la Bibbia che propone la Dei Verbum? Mi rendo conto che siamo lontanissimi da questo traguardo e che una riflessione su questo punto richiederebbe molte precisazioni e distinzioni. Ma è chiaro che un piano pastorale di una Chiesa oggi non può prescindere da questo imperativo. Esso si attuerà tanto più quanto più tutte le forze nella Chiesa, anche quelle esegetiche, daranno la loro collaborazione a questo programma.